con il capitano bianconero Francesco Gagliardi. Francesco, ripartiamo un attimo dalla vittoria di un paio di giorni fa contro il San Donato Tavernelli, arrivata all'ultimo, che partita è stata? Bah, penso è stata una partita bella, abbiamo fatto un gran primo tempo, purtroppo abbiamo preso gol nell'ultima azione a fine primo tempo, ci ha un po', diciamo, destabilizzato questa cosa, infatti nel secondo tempo siamo ripartiti un po' male e abbiamo subito il pareggio. Poi penso che la squadra ha reagito bene, abbiamo avuto l'occasione del rigore, non abbiamo più rischiato, ci abbiamo creduto fino alla fine. Penso che sia arrivata una vittoria dopo una settimana, insomma, un po' così, turbolenta, e è stata una vittoria che fa bene al gruppo, al morale, a tutto, anche alla classifica. Senti, ora spazio recuperi, la Penisola andrà in campo il 9 contro la capolista Trastevere, affronteranno il giro di una settimana, prima Trastevere e poi Montepaschi, le prime due, che partite saranno? Beh, saranno partite difficili perché se sono lassù in classifica comunque con un bel anche distacco, cioè, insomma, hanno i suoi motivi, ecco, quindi sicuramente saranno partite difficili, ma penso che noi le affronteremo nel migliore dei modi, spensierati, tranquilli, e ce la giocheremo, insomma. Senti, a livello personale, purtroppo quest'anno sei stato colto da degli infortuni, sei rientrato da qualche settimana. Che bilancio della stagione a livello personale? Ma bilancio, purtroppo gli infortuni fanno parte del calcio ultimamente, negli ultimi anni insomma li avevo un po' evitati, quindi quest'anno è andata così, però ci sta, alla fine penso a dare tutto in campo quando ci sono gli allenamenti, quando ci sono le partite, a farmi trovare sempre pronto per la causa della Pianese. Senti Francesco, sei andato domenica che ho iniziato un assist col San Donato, sei andato vicino al gol, 10 anni e 6 alla Pianese, un bilancio di questa lunga avventura in bianconero? Gol pochi, però va bene, niente. Io sto bene qui, quindi insomma è sicuramente sempre un bilancio positivo perché comunque tutti gli anni si impara qualcosa da allenatori, giocatori nuovi, quindi il bilancio qui è sempre positivo. Purtroppo c'è stata l'unico neo è stato lo scorso anno e penso che si possa, insomma, comunque quest'anno è stato, anche se un anno un po' così, alla fine sicuramente ci fa un po' non pensare a quello che è successo l'anno scorso. Senti, per concludere, ultime 7 finali, obiettivo playoff. Beh, siamo lì, ci hanno da recuperare le partite, le squadre Badesse, Siena, Gavorrano, quindi ancora la classifica non è proprio, non sappiamo com'è, insomma, quindi l'obiettivo è fare bene tutte le partite come abbiamo fatto finora, cercando di vincerle tutte, poi ovviamente il 13 di giugno tireremo le somme.